Diventa realtà l'area vasta dell'Alto Sarno e della Valle dell'Irno, 9 comuni che si mettono insieme per lo sviluppo del territorio, dissesto idrogeologico, inquinamento ambientale ma anche commercio e infrastrutture, argomenti strategici al centro di questo progetto per il quale arriverà una pioggia di milioni di euro dai fondi europei. Polo Solofrano è uno dei poli di eccellenza che abbiamo nelle attività produttive tipiche della nostra regione. Adesso, come sapete, abbiamo una tale evoluzione anche di processi produttivi, per cui questo veramente è uno dei poli all'avanguardia in Italia per le produzioni di pelli. Abbiamo discusso anche qui con il sindaco un ampliamento del depuratore che abbiamo qui a Solofra, quindi dobbiamo completare assolutamente con questo ciclo di fondi europei il sistema di depurazione e di reggimentazione delle acque, per avere la possibilità di presentare anche le produzioni qui del Solofrano come ecocompatibili. Ci sta la bonifica ambientale, ci sta la bonifica dell'Alta Valle del Sarno e quindi della Solofrana, c'è di mezzo il progetto Sarno che si va a intersecare con le azioni di sviluppo, sono cose che nell'incontro dei sindaci che terremo andremo ad affrontare. Abbiamo la vocazione di guardare verso il mare, di guardare verso Salerno. Pensiamo che questa è una posizione strategica la nostra. Vogliamo sfruttare la retroportualità di Salerno, vogliamo sfruttare la vicinanza con il porto, con l'aeroporto, la presenza dell'università. Fisciano gioca un ruolo fondamentale soprattutto per la presenza dell'università. L'università che è stata già contattata, farà parte anche lei di questa area vasta nel campo della progettazione.